Cari amiche e cari amici, voglio riagganciarmi al video precedente per sottolineare l'importanza della condivisione. E troppo spesso questo aspetto è sottovalutato. Non si comprende come la relazione con gli altri influenzi moltissimo la meditazione. E un altro errore che si fa è pensare la meditazione come un momento in cui ci si dedica nella giornata appunto all'introspezione, e isolare la meditazione solamente a quel momento non è così. Il nostro modo di agire, le nostre azioni, ciò che pensiamo durante la giornata, inevitabilmente si riflette sulla meditazione. Inevitabilmente. Dunque, la nostra vita ordinaria e la meditazione sono strettamente collegate, non possono essere scisse. Per questo è importante la condivisione. Ad esempio, nell'esperienza del canale del Decimo Toro, molti amici hanno stentato prima di cominciare a condividere. E poi si sono resi conto di quanto tempo avevano perso, di quanto è importante proprio il discorso della condivisione per la propria crescita individuale. È importante entrare nella prospettiva di dare felicità agli altri e donare gratuitamente. Ci deve essere questo desiderio di apertura che va alimentato. E quando cominciamo a sperimentare l'intensità di questo desiderio, cominceremo a vedere come questa apertura nei confronti degli altri sia fondamentale anche per scendere in profondità in meditazione. Bisogna cominciare a notare una serie di cose, ad esempio riconoscere che una parte di noi stessi considera molto più importante il proprio benessere e la propria felicità rispetto a quello degli altri. Questa è una cosa normale, questa è una cosa che provano tutti. Però questo fa parte della dimensione egoica e noi ricordiamoci che dobbiamo scardinarlo, l'ego, per scendere sempre più in profondità, per immergerci nel centro e realizzarci e conoscere noi stessi. E allora è importante rendersi conto di determinati meccanismi, cioè quando cominciamo a osservare questo fatto che ci riteniamo sempre più importanti degli altri e dunque il nostro benessere viene sempre prima di quello degli altri, basta notare questo. È più facile modificare il meccanismo e dunque non alimentare l'ego e dunque scendere più in profondità in meditazione. Non sto dicendo che non bisogna essere felici. È normale la ricerca della felicità, siamo esseri umani. Quello che sto dicendo non è non essere felice, ma è non dare troppa importanza a te stesso, questo sto dicendo. Ricordiamoci che il limite di sentirci separati è di sentirci identificati con il corpo e quindi che noi siamo, il nostro corpo è separato dal tutto. Questa è una grande illusione. E allora tutto il movimento dell'intera creazione, si orienta verso la realizzazione del grande Dharma, del grande piano dharmico. Cosa vuol dire questo? Che tutti gli esseri viventi, ma anche gli oggetti inanimati, contribuiscono alla grande armonia dharmica. E tutti gli esseri devono trovare
la strada che li porterà dall'oscurità alla felicità, dalla separazione alla fusione col tutto. Ecco scardinato il sistema. Ecco come uscire da Matrix. Ecco come non sentirsi più separati con il tutto. E allora cominceremo di giorno in giorno a sentire sempre più questa pace, questa armonia, proprio perché saremo sempre di più in accordo con il Dharma. L'ego è quello che vuole essere sempre separato. L'ego è quello che dice che le cose dovrebbero andare in questo modo e non in quest'altro. E questo tipo di scelta separa dal Dharma. Invece, se immaginiamo il Dharma come una lunga catena, no? Una lunga catena, bisogna essere coscienti che noi siamo un anello di questa lunga catena e facciamo parte di questa lunga catena. Non siamo qualcosa di separato. E poi non bisogna preoccuparsi troppo perché il Dharma provvede per noi. Ho citato la famosa frase dei Gigli del Campo in uno dei video precedenti, no? E come fare a avere questo tipo di resa, questo tipo di abbandono? È cominciare ad aprirsi perché il Dharma provvede a noi. E allora ognuno può dare il suo contributo costruttivo. Come fare? Non vi preoccupate, affidatevi al Dharma, perché chi realmente desidera partecipare a questa grande armonia troverà sempre il modo di farlo. Le persone che sono più avanti nel cammino comprenderanno eventi sincronici, sapranno leggere le indicazioni anche in accadimenti che succedono, in persone che si possono incontrare e così via. Per chi non ha questo tipo di dimestichezza, basta cominciare ad aprirsi al Dharma, a dire a se stessi: voglio uscire da questo ego, basta, mi ha fatto troppo soffrire. Ho capito che lottare contro l'immenso, contro il tutto, è ridicolo. Non lo voglio fare più. Voglio uscire da questa situazione, dare il mio contributo alla grande armonia. E già questo, porta ad un atteggiamento di apertura. Sono cose importanti che troppo spesso vengono sottovalutate. E nel momento in cui cominciamo ad aprirci, cominciamo ad allentare la morsa dell'ego. E quindi vediamo come la nostra felicità, il nostro benessere è legato a quello degli altri. E ripeto, il Dharma provvederà a noi, il Dharma stesso che ci aiuterà, e favorirà la sua azione in noi proprio perché abbiamo questo tipo di apertura e di atteggiamento. E in quel momento basterà la nostra presenza ad influenzare gli altri, cioè quando c'è un'armonia interna, questa si comunica, si comunica. E chi sperimenta questo si rende conto di quanto è bello donarsi agli altri, poter fare qualcosa per gli altri, proprio perché l'ego non è più l'elemento in cui ruota tutta l'esistenza deve ruotare intorno a questa grande illusione, no? E allora la disidentificazione con il nostro corpo, con la nostra mente, è la disidentificazione dalla separazione dell'io del tutto. E è questo che crea la frammentazione, è questo che crea la grande ferita, e questa grande ferita va sanata. Va curata attraverso la meditazione, attraverso il sangha e attraverso il donarsi agli altri. E vedrete la grande armonia che nascerà in voi. Non è un caso che tutti quelli che lavorano per il proprio ego alla fine sono persone problematiche, persone insoddisfatte. Chiunque si dona agli altri invece trova sempre una crescente armonia, ma questo è un dato di fatto.
È un dato di fatto per chi ha una chiara visione. E dunque è molto importante questo tipo di apertura, è molto importante non chiudersi in se stessi. Essere a servizio degli altri. Guardate, è una cosa fenomenale. Perché l'ego ragiona all'opposto, la nostra società è fondata sull'ego. Allora, si pensa che l'importante sia comandare. Non si, il fatto, lo stesso concetto di servire gli altri sembra qualcosa di degradante, no? Perché si è legati alle concezioni egoiche che dominano la nostra società. Ma per esempio nella mia esperienza diretta, io posso dire che ho avuto la fortuna nella mia vita di lavorare con i bambini e di servire i bambini. Il mio è stato un servire i bambini ogni giorno della mia vita, un mettermi a loro disposizione. Ed è stato qualcosa di straordinario, di bellissimo. Così come questi video che state ascoltando, altre attività che ho organizzato sul canale, così è un modo di mettermi a disposizione degli amici del Sangha e di servirli. E sono servizi che faccio per loro. È importante questo atteggiamento, è importante donare. Donare spesso, siccome viviamo in questo mondo materialistico, dove l'individualismo predomina, il dio cazzi miei impera, si pensa sempre a donare ai soldi, a donare soldi. No, il vero dono è quello di se stessi. Di se stessi. Ma bisogna essere padroni di se stessi per fare questo. E il punto di partenza è quello di cui ho parlato nei video precedenti, accettarsi, accettare anche le parti buie di noi stessi, perché prima di donarsi agli altri noi dobbiamo capire chi realmente siamo e armonizzarci per poter essere portatori di primavera, portatori di questa armonia. E allora automaticamente entreremo nella non azione, nella non mente, nell'azione karma legata al karma yoga, quindi un'azione disinteressata che non vuole ottenere a tutti i costi qualcosa in particolare, ma che è aperta alla trasformazione, al cambiamento legato a questa fluidità del Dharma e delle cose. E allora l'importanza della condivisione, l'importanza della condivisione, bisogna anche fare dei piccoli passi in questa direzione. Piano piano le cose andranno avanti da sole, perché come ho detto sarà il Dharma a provvedere a voi, a darvi una maggiore consapevolezza e così via. Non importa se credere o non credere in Dio, non è questo il punto. L'importante è voler donare se stessi. Poi si può essere in un contesto religioso come si può essere in un contesto che non è assolutamente religioso, dal punto di vista istituzionale, ma quello non è un problema. Si hanno molte concezioni di Dio. E tutti poi in realtà, se ci pensate, hanno un'opinione di Dio. Tutti, tutti, i religiosi, gli atei, tutti. Questa è una cosa che accomuna tutti. C'è chi afferma di essere indifferente a Dio, alla religione, ma anche questa è un'opinione, no? E queste persone che dicono io non mi interessa a me il discorso religioso, non mi interessa a me la relazione con Dio o cose del genere, no? Non mi pongo proprio il problema, con questo atteggiamento. Loro ritengono che non potranno mai avere certezze sull'esistenza di Dio, no?
non potranno mai avere dunque una relazione con Dio. E dunque assumono questo atteggiamento un po' agnostico, no? Dicono, ma alla fine se esiste o non esiste, ma che mi importa? Non mi pongo proprio il problema. Poi c'è un altro atteggiamento che è quello del credente e quello dell'ateo. Contrariamente all'agnostico che sta lì un po' distaccato, no? Con aria un po' supponente, generalmente credenti e atei sono molto appassionati, ecco. E da questo punto di vista non importa se essere credenti o essere atei, perché c'è una passione nella propria convinzione, no? E tutti pensano ad avere ragione, sia gli atei che i credenti. E tutte e due, in modo palese o in modo sotterraneo, provano in realtà una sorta di disprezzo nei confronti dell'altro, perché ognuno è convinto poi nei fatti di essere superiore, cioè chi crede è convinto di essere superiore rispetto all'ateo e viceversa. Gli atei sono convinti che sono superiori perché hanno vinto tutte quelle superstizioni così che hanno i credenti, no? Però quello che vi voglio far notare è che tutti hanno qualche opinione sul divino e su Dio. E in ogni caso possiamo vedere anche i limiti della ragione rispetto a chi crede e a chi non crede. Perché utilizzando argomenti legati al ragionamento non riusciremo mai a far cambiare l'idea a una persona che crede, e così attraverso il ragionamento non riusciremo mai a far credere in Dio a una persona atea. Poi ci sono quelli che le conversioni, no? Che cambiano opinione e spesso diventano più realisti del re, no? E quindi magari prima erano atei e adesso si hanno questo atteggiamento, no? di conversione, quindi si avvicinano a Dio e si accalorano contro gli atei, no? Questo può accadere anche all'inverso sempre, no? Si perde la fede e ci si accanisce contro chi ce l'ha. C'è un sito, no? Di una persona che non è riuscita nel cammino del dharmico e si è accanito e scrive contro qualsiasi religione, qualsiasi maestro, no? Proprio perché non è riuscito lui, no? E allora si accanisce come se fossero tutti idioti, no? Quelli che sono legati a un qualche cammino, alla fede e così via, no? E ognuno poi ha le sue ragioni rispetto al credere o al non credere, no? E ci sono molti atteggiamenti, li avrete sentiti tutti quanti, no? Le persone che dicono, ad esempio, ma se Dio esistesse, perché permette i terremoti, permette la sofferenza, permette la pedofilia, no? E quindi vedete tante opinioni. Opinioni che riguardano, non finiscono mai. Che uno può dire, vabbè, opinioni sono e modi di vedere sono quelli degli induisti, degli islamici, degli atei, così, ma anche all'interno nell'ambito degli atei, e ci stanno opinioni differenti, non è che sono tutte uguali. La stessa cosa riguardo al cristianesimo, no? Ci stanno tantissimi modi di interpretare il cristianesimo. Un'enorme varietà di credenze, un'enorme varietà di pratiche. Tutto questo porta a una grande confusione. Poi ci sono le cause anche, no? Ci sono anche chi cerca di comprendere, no? Cosa c'è alla base di chi crede e di chi non crede, no? E alla base, ad esempio, del credere in Dio, molti analisti, razionalizzando, sono arrivati alla conclusione
le immagini che si formano durante l'infanzia poi determinano quello che sarà l'atteggiamento della persona rispetto a Dio. Quindi il bambino sviluppa determinate immagini in relazione soprattutto con i genitori, con l'autorità e così via, e quando cresce proietta quelle immagini su Dio. Poi un'altra analisi ci dice che gli esseri umani nel corso della loro vita attraversano varie fasi nella loro concezione, nel loro concepire Dio, no? E dunque c'è una sorta di fase iniziale superstiziosa, una fase ingenua, no? Di fede in Dio. E poi a questa fase segue un sano e razionale scetticismo, e dove ci si allontana e si rinnega la fase precedente per poi arrivare ad approdare a una più matura e fondata convinzione nell'esistenza di Dio, no? E scevra da ogni elemento di superstizione che erano gli elementi che avevano caratterizzato la prima fase, no? E nel corso di questo processo di maturazione, ecco che il rapporto dell'uomo con Dio cambia moltissimo, no? E come vediamo, questo fa tutto parte del mondo delle opinioni. Io credo, io non credo, io sono ateo, io sono credente. Io credo perché ci sono arrivato attraverso il ragionamento. Io credo perché mio padre mi ha insegnato così, mi ha insegnato a credere e così via. Queste sono tutte opinioni. E chi ha ragione? L'ateo o il credente? E chi ha ragione? L'ateo o il credente o l'ognostico? Chi ha ragione? Opinioni, non vi fate confondere dalle opinioni, non vi fate confondere dalle opinioni. Meditate, sperimentate di persona, credenti, non credenti, atei, agnostici, sono tutte etichette. In realtà, nel profondo, non vogliono dire nulla. Quando si sviluppa la chiara visione, ci rendiamo conto che tutti facciamo parte di una immensa realtà e tutti partecipiamo a questo. E quando c'è questa apertura, e mi riallaccio all'inizio del video e al senso di condivisione, no? Perché questa apertura si acquisisce grazie al percorso, grazie alla meditazione, ma anche grazie a questa disponibilità che bisogna avere nei confronti degli altri. E quando si comincia dunque a entrare nella disciplina, a meditare tutti i giorni, condividere, imparare a donarsi agli altri, senza pretendere nulla dagli altri, quando si impara a praticare realmente il karma yoga, quindi ad agire senza agire, agire senza aspettarsi i frutti delle proprie azioni, quindi senza volersi aggrappare ai frutti delle proprie azioni, e allora si svilupperà una visione molto chiara, perché si andrà oltre le opinioni. E allora si vedranno le anime di tutti, tra virgolette ovviamente, si vedranno le anime di tutti. Non sto parlando di qualche dono di chiaroveggenza, sto parlando di consapevolezza. Consapevolezza di cosa? Che tutti partecipiamo a questo immenso disegno, tra virgolette. Tutti partecipiamo a questa straordinaria e immensa realtà, la realtà del Brahman, la realtà del regno dei cieli. Ciò che tu che mi stai ascoltando realmente sei. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.